Buonasera, sto facendo questo video per farvi vedere, notare una differenza. Avrei voluto portarvelo ieri al corso, però come avevo accennato volevo portare e far vedere la differenza tra il fondo rotondo che abbiamo fatto e quello ovale, e anche da notare la differenza rispetto a ieri, che abbiamo lasciato, diciamo, i monconi dei nostri pilastrini che fuoriuscivano, e quindi abbiamo dato una cerchiatura con i pilastrini fuoriuscenti che servono da protezione per il paniere, rispetto a questa di oggi, che è una cesta ovale con una chiusura senza i monconi dei pilastri. E si fa magari per una cesta che da tavolo, questo sarà un cestino da pane, e quindi senza avere i monconi che fuoriescono, è più omogeneo e il risultato finale sarà più facile da tenere su una tovaglia, quindi a tavola, senza che vada ad impigliarsi nella tovaglia. Questo sarà l'effetto finale della nostra cesta. Quindi, come potete vedere, è tutto omogeneo e non ha i monconi che fuoriescono. Dopo aver fatto il nostro fondo, procediamo alla stessa maniera del paniere per quanto riguarda inserire i pilastrini, i nostri pilastri per la salita poi della cesta. Quindi, come abbiamo detto ieri, in zappatura. Alla stessa maniera ne mettiamo due per ogni parte della crociera. Uno a destra e uno a sinistra. E proseguiamo così. Il passaggio successivo sarà quello di spaccare tutti i nostri rami che andranno a fare il pilastro, i nostri inzuppatori, che andranno a formare l'angolo retto. Il procedimento è uguale, sempre lo stesso. Spero che questo video vi serva da ripetizione, diciamo così, e che vi aiuti a proseguire nel vostro lavoro. Naturalmente ho tagliato a becco, a sfinire, tutti i rametti che sto inserendo.
prendiamo un tagliere, lo posizioniamo sotto per non bucare il nostro tavolo. E partiamo con spaccare fino a sotto. Al centro di ognuno, facendo forza sulla punta, che si va ad inserire e incide, proprio spacca fino in fondo ogni singolo rametto. Sentite proprio il coltello. Arriva fino al tagliere. Mi raccomando, questa operazione deve essere fatta proprio al centro del ramo e con la punta quanto più vicino possibile al fondo, in quanto il nostro angolo retto deve essere proprio retto rispetto al fondo. Perché se l'incisione la diamo più all'esterno, l'angolo retto sarà qui, mentre andiamo quanto più vicino al fondo e diamo l'incisione. Successivamente vi farò vedere come creare il fondo ovale. Oggi ce l'ho già fatto, intrecciato e sto lavorando a questo. Che è una sorta di ripasso per voi, perché la procedura è uguale a quella del paniere che abbiamo fatto. La tecnica è sempre la stessa. Ora procediamo con alzare ogni singolo rametto ad angolo retto. Vedete il singolo. Prendo, sollevo e qui si apre dove ho dato l'incisione e viene su ad angolo retto.
Adesso lo leghiamo. Abbiamo ottenuto quello che avevate detto ieri, che sembra una gabbia per uccelli. La cerchiatura. Prendiamo lo spianato, lo stesso materiale che abbiamo usato per la cerchiatura del nostro paniere. Facciamo una punta che sarà quella che andrà a inserirsi. Sotto al primo. Inseriamo il primo. Secondo. Siccome ho lavorato bello stretto, compatto, come abbiamo detto ieri, uso il punteruolo, questo di legno ricavato da un rametto di ulivo, per fare la strada e indicare dove deve andare. Allora, ieri siamo passati da sotto al primo e avevamo il moncone, poi sopra al secondo e dietro al terzo. Adesso passiamo sotto al secondo, avanti al terzo e dietro al quarto. Facciamo ritornare giù in questa maniera. Quindi passa sotto al secondo, avanti al terzo e dietro al quarto. Così come ieri passava sotto al primo, avanti al secondo e dietro al terzo. Oggi stiamo lavorando a 4, quindi passa sotto al secondo, avanti al terzo e dietro al quarto. Di nuovo, sotto al secondo, avanti al terzo e dietro al quarto.
sempre tirato. Già potete notare la differenza, è tutto chiuso, non si vedono più le inzuppature, neanche i pilastrini nostri. E continuiamo. Sotto al secondo, avanti al terzo, manteniamo col dito. Dietro al quarto, sistemato bene, ritorno avanti, riteniamo sempre avanti, tutti nella direzione verso destra che scende, il primo sotto al secondo, avanti al terzo e dietro al quarto. Sempre bello tirato, il primo sotto al secondo, avanti al terzo, manteniamo col dito, dietro al quarto. Sempre bello tirato. Primo sotto al secondo, avanti al terzo, dietro al quarto. Il primo sotto al secondo, avanti al terzo, manteniamo col dito, dietro al quarto. Il primo sotto al secondo, avanti al terzo, manteniamo col dito, dietro al quarto. Sempre il primo sotto al secondo, avanti al terzo, manteniamo col dito e andiamo dietro al quarto. Sempre tirato, manteniamo l'ultimo passaggio. Il primo sotto al secondo, avanti al terzo, dietro al quarto. Il primo sotto al secondo. Avanti al terzo, dietro al quarto e ritorna giù. Il primo sotto al secondo, avanti al terzo, dietro al quarto. E torna giù. Il primo sotto al secondo, avanti al terzo, dietro al quarto e torna giù. Il primo sotto il secondo, avanti al terzo, dietro al quarto. Il primo sotto il secondo, avanti al terzo, dietro al quarto. E così facendo, vedete, siamo arrivati dall'inizio. Il primo sotto al secondo, avanti al terzo, dietro al quarto. Sotto al secondo, avanti al terzo, dietro al quarto. Ora, come abbiamo fatto anche per quello ovale o rotondo,
dobbiamo cucirlo, farlo uscire da dove è uscito l'altro, da dove partiva, da dove siamo partiti. Sistemiamo la punta. Primo, sotto al secondo, avanti al terzo, dietro al quarto, e mentre torna avanti cuociamo. Primo, sotto al secondo, avanti al terzo, dietro al quarto e torna avanti, cuocendolo. Di qui fa la stessa strada. Torna avanti. Secondo, avanti al terzo, dal quarto lo cuociamo. Vedete, abbiamo chiuso.